Ma no, ma mia sorella lavora solamente e basta. Cioè, quella è una macchina che lì gli serve per lavorare e per andare in giro. Non si aspettava nessuno che di notte andassero a mettere a fuoco la macchina. No, non ci aspettavamo assolutamente. Questa è la testimonianza di Angela, nome di fantasia per ovvi motivi. Parla dell'auto della sorella data alle fiamme l'altra notte, un'escalation, dicono, di criminalità che gli abitanti di Via Caduti per Servizio non tollerano più. Sono scesi in strada stamani ancora una volta con il sostegno del vicepresidente del Consiglio regionale e candidato civico a sindaco al comune di Pescara, Domenico Pettinari. Ecco cosa resta della vettura della sorella di Angela, svegliata in piena notte con l'intervento dei vigili del fuoco, ma non solo, cassonetti bruciati e criminalità che non si arresta. Pettinari non ci sta e vuole continuare a fare proposte per il bene della collettività. Sì, intanto vorrei dire subito che noi qui ci siamo da 20 anni e stiamo combattendo contro la criminalità diffusa e contro l'abusivismo assieme alle associazioni meritorie che e benemerite che operano in questo territorio. Mi fa specie vedere tanti politicanti di turno locali che si svegliano oggi solo quando ci sono eventi di cronaca e si accorgono che esiste Via Caduti per Servizio. Io rispondo benvenuti, ma non è così. È da anni che noi diciamo che qui ci sono problemi seri di abusivismo, spaccio di droga continuo all'interno delle case popolari, i cittadini non ce la fanno più e nell'ultimo periodo c'è stata un'escalation, incendi di macchine, motorini e non solo, i cittadini hanno paura. Noi abbiamo la soluzione in tasca, una proposta che io ho sempre fatto e a maggior ragione la ribadisco oggi quando comune, regione e governo sono guidati dal centrodestra e possono farlo. Qui va istituita l'operazione Strade Sicure. In cosa consiste? In militari congiuntamente a forze di polizia che possono sorvegliare e garantire la sicurezza nel quartiere. Ci sono in tante altre città d'Italia. Perché non si riesce a istituire l'operazione Strade Sicure a Pescara? Io non riesco ancora a capirlo. E non solo, anche applicare pedissequamente la legge regionale 96-96 per cacciare dalle case popolari coloro che non hanno diritto. Chi non ha diritto non può utilizzare l'alloggio popolare per attività illecite. I cittadini, tuona Pettinari, hanno paure. Dobbiamo ristabilire la legalità. E mi lasci dire, a coloro che fanno propaganda, che sono in maggioranza, facessero, istituissero questa operazione Strade Sicure, le varie commissioni sono farse, non servono, i cittadini sono stanchi. Io mi auguro che si faccia subito e si faccia presto, perché altrimenti qui ci può, come dico sempre io, scappare anche il morto, perché i cittadini non ce la fanno più e hanno paura. Ci sono state anche tante azioni di violenza negli anni precedenti.